Siamo qui a Roccella, all'ex convento dei Minimi, per un momento importante per il calcio calabrese e per il comprensorio della Locride, perché si dà il via a quello che è il centro federale territoriale. C'è anche un progetto ampio della FIGC che parte, diciamo, dopo le varie debacle che la nazionale ha avuto, e adesso appunto si fa tappa nella Locride. Insieme a noi il presidente del CR Calabria, Saverio Mirarchi, che ogni giorno passa da un centro tecnico federale, quello di Catanzaro, che è un qualcosa di più strutturato. Allora io partirei dalle differenze tra il centro tecnico di Catanzaro e quello della Locride, che è congiunto Locri-Roccella. Ma intanto Catanzaro è stato il primo in Calabria, ovviamente, ma è stato tra i primi cinque che abbiamo aperto in Italia, quindi quello rappresenta il nostro orgoglio, il via di un progetto che è un progetto che riteniamo essere importante per la crescita dei nostri giovani, perché no, sognando che qualcuno di loro possa un domani entrare a far parte delle nostre nazionali maggiori, che sarebbe un gran bello obiettivo per loro e un grande orgoglio per noi calabresi. Quello della Locride va a coprire un territorio che calcisticamente è importantissimo, perché abbiamo sempre detto che la Locride ha rappresentato e rappresenta per il mondo del calcio dilettantistico un punto di riferimento fondamentale. E chiaramente l'obiettivo è altrettanto quello, andare a scoprire in questi territori i migliori talenti e cercare di dare loro una mano, nella speranza di poter garantire loro un futuro e dare un aiuto alle nostre nazionali che, come si diceva, in questo momento vivono un momento di difficoltà, e ci si augura anche attraverso questi progetti possano ritrovare la verve che meriterebbero. Per incentivare il miglioramento delle strutture, perché Roccella è un bell'impianto, Locri si spera possa essere un bell'impianto perché oggi ancora non è stato riconsegnato alla città, quali sono i vantaggi per i due comuni e ovviamente anche per il territorio di avere un centro tecnico federale? Cioè, che cosa comporta questa nuova condizione dei due impianti, diciamo così? Beh, intanto si sono scelti i due centri migliori che sono nel territorio, perché Roccella e Locri sono i due centri in erba artificiale, sono quelli attualmente più strutturati e che possono ospitare un centro tecnico federale. E credo che in qualche modo sia stato anche da stimolo, perché il sindaco di Locri diceva che uno dei motivi per cui si è accelerato l'iter di realizzazione del campo in erba artificiale è stata proprio la possibilità di avere il centro tecnico federale, quindi già questo è stato d'aiuto per il territorio di Locri. E poi, voglio dire, ospitare un centro federale credo sia motivo di grande orgoglio, lo è per tutti gli sport, non solo per il calcio, perché i centri tecnici funzionano per la pallavolo, per il basket, per il tennis, e aver avviato questo percorso anche nel calcio e farlo in un territorio, ripeto, importante qual è la Locride, credo sia orgoglio e fondamento proprio per questi territori. Allora, presidente, per chiudere una domanda su un altro sport, il calcio a 5. In zona abbiamo il Bovalino che sta andando bene, il Locri purtroppo non si è potuto iscrivere al campionato di Serie C1 dopo aver conquistato la promozione. Ecco, parliamo sempre del calcio a 11, se dovessimo fare una fotografia del futsal, come si chiama adesso, della Calabria e soprattutto della provincia di Reggio Calabria, a che punto siamo? Anche perché non dimentichiamo che possiamo dire che è arrivata la soddisfazione più grande negli ultimi anni dal calcio a 5, con la vittoria l'anno scorso in Puglia del torneo delle regioni. Un movimento secondo me un pochino trascurato negli ultimi anni, ma che invece tanta soddisfazione ha dato alla nostra regione. E noi abbiamo avuto un picco altissimo in questo movimento, circa 6-7 anni fa abbiamo avuto un'impennata di squadre, siamo cresciuti da 40-50 realtà a 100, ora ci siamo riassestati in un movimento che, ripeto, ci sta dando grande soddisfazione. La Locride ha diverse realtà che partecipano ai campionati, ci aspettiamo un intervento importante sul palazzetto di Locri, perché c'è l'obbligo per le società di C1 di giocare al chiuso, e quindi questo deve essere un obiettivo che la città di Locri si deve porre dopo la realizzazione del campo in erba artificiale, e poi la soddisfazione, è vero, di essere campioni d'Italia. Noi siamo e vantiamo il titolo di campione d'Italia nella categoria maggiore del calcio a 5, e questo credo che sia significativo del valore di questo movimento.